portare alla luce i nomi. Ecco cosa bisogna fare, portare alla luce i nomi e chiamarli per nome, un'azione corale che abbia forza e coraggio. Ecco. O Gesù, ma che stai dicendo? Questa dovrebbe essere la norma, lo capisci? La norma. E invece ci vuole forza e coraggio per chiamarli per nome, per quello che sono veramente. Ma che dici? Ascolta, non è male ricordare. Ricordare, ad esempio, che un tempo siamo stati anche umani, che la lentezza non è sinonimo di impotenza e che al contrario la velocità non vuol dire potenza. No, guarda, la verità è che bisogna farsi carico di responsabilità per vivere questi anni appiattiti, svuotati di senso, che non valgono più niente, manca una lira bucata. E invece come bambini spaventati, corriamo a cercare un padre padrone che ci dia sicurezza, sollevandoci dalle responsabilità, ecco. Responsabilità, sì. Ma che parola desueta, ma chi la usa più? Responsabilità. Intanto quei nomi non detti, cancellati forse per sempre, continuano a far ingrassare negrieri e trafficanti, sfruttatori d'ogni dove e d'ogni latitudine. Aspetta un momento. Mi sai dire quando una vita è decente e quando invece diviene indecente? E perché poi un qualcuno deve stabilire chi debba avere o no vita, qualunque essa sia, eh? Ma perché? Basta. Hai ragione, basta. Bisogna dire basta. Questo bisogna fare, sì, chiamiamoli per nome, chiamiamo ogni cosa con il proprio nome, anche le più sgradevoli. Basta, io dico basta. È ovvero, ricimma basta, non potimma più, basta, iata venna. Ballate sul mondo di Gianni Abate, avete ascoltato il quarto frammento.